Ragazzi e ragazzini tutti pronti che si riparte con il teatro. Anche quest'anno a Padova il piccolo teatro Don Bosco propone un ricco cartellone di spettacoli. Sono ben 13 i titoli e 4 i progetti speciali del teatro ragazzi. Un ampio ventaglio di proposte a grande richiesta studiate per coinvolgere non solo i bambini del nido ma anche i ragazzi delle scuole primarie e medie. Ma a rendere veramente speciale questa iniziativa dell'assessorato alla cultura del comune di Padova e la Piccionaia è il grande passo che hanno fatto per portare il teatro anche tra i bambini ricoverati all'ospedale civile di Padova. In particolare, 2 spettacoli si svolgeranno all'interno del reparto di pediatria di Padova. A documentare il tutto è ora disponibile il nuovissimo sito web dedicato all'intera stagione visitabile all'indirizzo www.teatroragazzipadova.it. Non si tratta solo di spettacoli, ma anche di momenti di incontro, dibattito, ascolto e riflessione, grazie a percorsi che indagano la meraviglia, i sogni e i desideri dei più piccoli. Per valorizzare e tutelare la loro voglia di sognare, trasportandoli in un tempo ed in uno spazio necessario alla loro crescita, stimoleranno la loro creatività e curiosità. Ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le età. Ai bambini della scuola dell'infanzia, le migliori compagnie di teatro contemporaneo per ragazzi dedicano spettacoli formativi sul rapporto con i genitori, il cibo, il superamento delle proprie paure, ma anche la dimensione del gioco come momento di sorpresa e stupore. I ragazzi delle scuole elementari invece avranno l'opportunità di incontrare la grande letteratura negli spettacoli ispirati a celebri autori, che vanno da Ovidio a Luis Sepúlveda. Una sezione speciale della rassegna è riservata anche ai ragazzi adolescenti delle scuole medie, per affrontare la rabbia nel difficile momento della crescita o il complesso rapporto tra relazioni interpersonali.